Ben ritrovati, questa è la puntata numero 31 e oggi è 31 marzo 2017. Il ritorno di Gianluca Lapadula con il Milan allo Stadio Adriatico ha tenuto banco per tutta la settimana, ma noi questa sera parleremo certamente di Gianluca Lapadula, ma dedicheremo, come direbbe Giancarlo, hai dedicato l'editoriale a Franco Mancini, perché noi non dimentichiamo, io non dimentico. Ieri era il 30 marzo, 5 anni fa, moriva Franco Mancini, uno dei più stretti collaboratori di Mr. Zeman, che da quest'anno, da poche settimane, come ovviamente tutti saprete, è tornato sulla panchina del Pescara. E poi parleremo di tantissime altre cose, delle celebrazioni per Ovidio, perché questa sera il parterre è davvero speciale. Cominciamo dal posto che solitamente occupa Giovanni Tondonati, che invece questa sera è al centro a chiudere le pagine dei giornali, ma ci manderà tra poco le probabili formazioni. Sono molto contento, lo inseguivo, devo dire la verità, da già due stagioni. Sono riuscito finalmente a portarlo in trasmissione. Franco Avallone. Buonasera, Franco. Buonasera. Franco, giornalista, è qui, però tiene a precisarlo perché poi ne parleremo diffusamente durante la puntata, è qui come membro del comitato organizzatore per le celebrazioni del bimillenario di Ovidio. Sì. Quindi Franco, ne parleremo, dedicheremo pagina 3 a questo evento, diciamo, di portata mondiale, poi ci darei tu più nello specifico. E però Franco è anche un grandissimo appassionato di calcio, diciamo, ci divide un po' il tifo, però diciamo, ci accomuna la passione per il calcio. Perché mi divide il tifo? Poi lo scoprirai strada facendo. Sono contento per due motivi, perché anche lui lo abbiamo inseguito, ci è venuto già a trovare, aveva degli impegni, ma sono contento perché questa sera, parlando di portieri, non potevamo che essere, diciamo, più contenti di avere di nuovo con noi Luca Pacchiarotti. Buonasera. Ciao Luca, buonasera. grazie a voi di essere tornato questa sera. Con appunto piacere. Ricorderemo Franco Mancini, chi meglio di te che quel ruolo l'ha svolto ci può aiutare un po' a ricordare la figura di questo amico, di questo compagno di viaggio che purtroppo è stato molto sfortunato e 5 anni fa ci ha lasciato. E come al solito il nostro centravanti di razza, che fino adesso non si è mai infortunato, il bomber di calcio totale, Giancarlo Febbo, Corriere dello Sport. Tu sai che nel calcio c'è molta scaramanzia, c'è sempre. Non lo dire. Poi avremo anche un collegamento telefonico, come di consueto, con un importante giornalista da Milano per parlare della partita di domani. Vi ricordo inoltre che potete seguire la trasmissione anche in diretta streaming sul sito di Rete 8 a partire dalla mezzanotte. Per chi proprio non ne potesse fare a meno può anche seguire la prima replica da domani mattina sul sito di Calcio Totale, sul sito di Rete 8, invece a disposizione di voi tutti l'intera puntata. Mi pare di aver detto più o meno tutto per il momento, sì. Giancarlo. Allora andiamoci, saluto intanto Dino D'Angelo in regia, che questa sera quando sono entrato ho visto, diciamo, leggermente cupo, spero non sia successo niente di grave a buon Dino, che saluto, ovviamente si scherza, e a cui chiedo di mandare in onda l'editoriale. Franco Mancini e la bellezza del suo sorriso. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Ho letto di recente 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, un libro che vi consiglio di leggere e di regalare ai vostri ragazzi perché aiuta a comprendere la finitezza dell'uomo e delle possibilità umane. Sì,
Perché se pensiamo a ciò che la Terra rappresenta nell'infinito spazio, ci rendiamo conto di come sia importante relativizzare tutto ciò che accade per concentrarci di più e meglio sulla relazione tra noi e gli altri. Questi pensieri mi hanno accompagnato per tutta la lettura del bel libro di Rovelli, soprattutto quando l'autore mi ha fatto vedere con occhi nuovi, anche graficamente, la rappresentazione della Terra nell'immenso vuoto che è l'universo. Quando vedi questo vuoto e provi a posizionare la Terra in questo vuoto, ti rendi conto che per il resto della tua vita non potrai che porti solo domande, senza aspettarti risposte risolutive ai tuoi dubbi, e che nuove domande non potranno che nascere dall'osservazione della bellezza di ciò che ci circonda e dalla qualità delle relazioni umane che saremo capaci di stabilire tra noi esseri umani. Penso a questo sempre più di frequente, soprattutto quando si avvicina la ricorrenza della morte di una persona a cui ho voluto bene e che mi ha regalato emozioni e gioie, facendomi vivere momenti indimenticabili. Ieri è stato uno di quei giorni, il 30 marzo, ed esattamente 5 anni fa moriva Franco Mancini. Franco Mancini aveva 43 anni ed era l'allenatore dei portieri del Pescara di Zeman. Tutti lo chiamavano Mancio, anche chi non lo conosceva di persona, con una sorta di familiarità che solo i personaggi noti e amati riescono a stabilire tra sé e gli altri. Era di venerdì e ci saremmo dovuti incontrare con le nostre famiglie per un appuntamento che rimandavamo già da qualche tempo. Mancini aveva ritrovato da 2 anni sulla sua strada professionale quello che si può definire il suo mentore, Zdeněk Zeman, l'uomo che aveva contribuito a trasformare il Fornaretto di Matera nell'Ighita dei Sassi. E Franco aveva ripagato l'uomo che gli aveva affidato le chiavi della porta di Zemanlandia, reinventando il ruolo del portiere. Dotato di una forza esplosiva nelle gambe che lo faceva essere molto reattivo tra i pali, diventò il quinto uomo della difesa a 4 del tecnico di Praga, giocando a ridosso dei centrali della difesa schierata sempre molto alta da Zeman. Per i tifosi era insieme un tormento e uno spettacolo. Un tormento perché con quella difesa così alta e un portiere che giocava come difensore aggiunto si aveva sempre la sensazione che ogni azione avversaria potesse trasformarsi in un gol. Uno spettacolo perché ogni intervento del Mancio non era mai banale, come quel sombrero a Marco Van Basten che resta una delle più belle interpretazioni del nuovo ruolo di portiere. I tifosi in quegli anni gli dedicavano molti cori, anche nel corso della stessa partita, e per un portiere una cosa rara ancora oggi. Ricordo esattamente ciò che successe quel venerdì di 5 anni fa, la telefonata a Chiara, la moglie di Franco, nella speranza di avere una smentita, e la corsa verso casa sua a Pescara. Lo sguardo perso nel vuoto di Zeman, il silenzio irreale di una città che stava vivendo uno dei momenti più belli della sua storia sportiva. La follia di giocare la partita contro il Bari il giorno successivo alla morte fu un dolore improvviso e grande. Così come ricordo un bell'incontro allo stadio di Pescara qualche mese più tardi con Chiara, Francesco e Alessandro, i figli di Franco. Stavo completando il libro sul Pescara di Zeman e dovevo scegliere la foto di Franco per il libro. Ho voluto condividere questo momento con la sua famiglia e volevo che fossero proprio loro a validare la scelta. Ricordo bene il sorriso di Alessandro, la maturità di Francesco e la tenerezza di Chiara quando scegliemmo le foto. Mi regalarono un momento di grande intimità che conservo e conserverò per sempre nel mio cuore. Scegliemmo 2 foto, una per il capitolo a lui dedicato e una per l'interno. 2 scatti in cui Franco sorride con sorrisi diversi, sornione e coinvolgente il primo, solare e con gli occhi pieni di gioia il secondo. Espressioni tipiche del Mancio, uomo dall'animo gentile che amava Bob Marley e la sua musica, che suonava con passione e bravura nei ritagli di tempo che gli lasciava la sua professione. Mancini è stato un grande portiere, uno dei migliori degli anni in cui ha giocato, ha costruito la sua storia a Foggia con Zeman, ma ha brillato anche a Roma, Sponda Lazio, Bari, Napoli, Pisa, San Benedettese, Teramo, Salernitana, Martina e Trani. Quando ripenso a Franco e alla sua morte improvvisa provo sempre sentimenti contrastanti, di grande gioia e di grande scoramento. La gioia si appalesa quando ripenso ai tanti momenti felici che mi ha fatto vivere, alla spensieratezza di quegli anni belli e indimenticabili di Zemanlandia, di cui lui è stato uno dei protagonisti principali. Lo scoramento si accompagna sempre ad alcune domande, le stesse che l'uomo si pone
fin dall'inizio della sua storia sulla Terra. Domande che, come scrive Carlo Rovelli, ci lasciano sempre senza fiato. Ci sono frontiere dove stiamo imparando e brucia il nostro desiderio di sapere. Sono nelle profondità più minute del tessuto dello spazio, nelle origini del cosmo, nella natura, nel fato dei buchi neri e nel funzionamento dello stesso pensiero. Qui, sul bordo di quello che sappiamo, a contatto con l'oceano di quanto non sappiamo, brillano il mistero del mondo, la bellezza del mondo e ci lasciano senza fiato. Un bacio bello, Franco, ovunque tu sia, e a voi buon calcio a tutti. Ed eccoci rientrati in studio, ecco, ci conviene ricordarlo così, Franco con questo bel sorriso, diciamo che era capace di essere davvero molto coinvolgente. Allora Luca, vorrei iniziare con te. Dicevo, Franco Mancini è stato un grande portiere. Negli anni in cui ha giocato sicuramente è stato uno dei portieri più interessanti della sua generazione. Te lo ricordi, come te lo ricordi? Che cosa puoi aggiungere ovviamente a quello che ho detto rispetto alle sue capacità? Abbiamo visto intanto anche alcune azioni mentre giocava. Ma io Mancini personalmente lo conobbi nel 2010 al Supercorso di Coverciano per i portieri e mangiavamo un tavolo di fronte praticamente, però diciamo che non ho avuto mai in quell'occasione modo di poterci parlare neanche per un minuto. Mi sembrava anche non interessato sinceramente, però una cosa mi colpì di lui, che quando finì questo corso ci andammo a salutare, arrivò verso di me, mi abbracciò, mi baciò e io rimasi così, dico, complimenti, per dirti, ti dice, questo è un aneddoto che ti fa capire che persona poteva essere. E poi dal punto di vista tecnico sappiamo tutti che era un portiere tra virgolette atipico, era un portiere che ha fatto la sua fortuna con il gioco di Zeman e ha fatto la fortuna del gioco di Zeman, perché chiaramente, come avevi detto tu giustamente nel servizio di presentazione, le squadre di Zeman giocano molto alte e lui era la perfetta interpretazione di come doveva essere il portiere di Zeman. A Pescara abbiamo avuto Anania che lo ha rappresentato degnamente ed è stato sicuramente un uomo molto importante per quello spogliatoio. Io conosco molto bene il terzo portiere del Pescara dell'epoca, Cattenari, che adesso gioca nei dilettanti, l'ho allenato e mi parlava spesso di Mancini, perché io chiedevo com'era, come si relazionava, che lavori faceva, perché è normale. Certo. Tra virgolette. Ricordiamo che tu adesso faccio allenatore dei portieri, da tanti anni. E mi parlava sempre, prima di parlarmi di discorso tecnico, mi parlava della grande umanità di Franco Mancini e quindi questo a testimonianza dell'importanza che aveva nello spogliatoio. E poi la sua carriera parla, è una morte che ancora lascia tutti sgomenti, perché era un uomo giovane che poteva dare ancora tantissimo al calcio. Sì, un uomo giovane, appunto, diciamo il rammarico è grande, però adesso diciamo che cominciano a passare un po' di anni, è bene cominciare a far sedimentare questi ricordi e magari a cominciare a pensare di parlare di lui per quello che ha fatto come calciatore. Franco, velocemente, te lo ricordi come calciatore, come portiere? Ma io ricordo solo professionale di quell'anno, appunto di 5 anni fa, perché fu un anno particolare, al di là della promozione del Pescara in Serie A, ma fu anche l'anno della morte di Morosini subito dopo, e quasi si cominciò a pensare che ci fosse una sorta di maledizione attorno a questo campionato, appunto perché fu innestato da questi lutti, ma soprattutto la morte di Mancini colpì per la giovane età e per le modalità con cui avvennero, insomma, di questa morte diciamo improvvisa, e fu grandissimo il cordoglio appunto della città di Pescara e dei tifosi.
attorno a questo personaggio. Infatti Giancarlo, pur essendo stato pochi mesi, ha saputo lasciare una traccia a Pescara, e mi ricordo che la domenica successiva alla morte di Franco Mancini quasi tutti i portieri di Serie A indossarono una maglia con il saluto a Franco. Tu vuoi darci anche tu un tuo ricordo? Allora, il discorso è che dopo il tuo editoriale, dopo da un punto di vista del ricordo e dopo il commento di Luca sull'aspetto tecnico, io sinceramente ho poco da aggiungere, se non che fu un episodio scioccante per tutti noi, anche perché l'avevamo visto la mattina all'allenamento, perché all'epoca andavamo ad assistere a tutti gli allenamenti di Zeman, quindi io lo avevo salutato all'una e quel fatto è successo alle tre, quindi nessuno ci credeva. Quindi diciamo il ricordo è ovviamente scioccante. Allora, un saluto anche ad Alessandro, a Francesco e a Chiara. Voltiamo pagina. Giancarlo, dicevo, una settimana all'insegna della Marcord, del ritorno di Gianluca Lapadula. Poi parleremo anche più avanti di Gianluca Lapadula, però ti volevo dire, secondo te, perché sta incontrando queste difficoltà nel Milan? E soprattutto, pensi che potrebbe essere in campo nella partita contro il Pescara, nella formazione che Giovanni ci ha dato, ti annuncio che non la diciamo che tendenzialmente dovrebbe essergli preferito Bacca, però non lo so perché sta incontrando delle difficoltà, sicuramente per la concorrenza, perché mentre a Pescara tutta la squadra giocava per lui, lì invece c'è Bacca che comunque fa un tipo di gioco parecchio diverso, però è uno che ha un fiuto del gol straordinario e appena gli capita una palla la sfrutta, e quindi è chiaro che l'allenatore alla fine deve decidere chi ha più senso del gol. Secondo me è un giocatore avrebbe meritato di giocare tecnicamente pronto per la Serie A? Perché Oddo, vi ricordo, diceva che non era pronto per la Serie B a farsi 30 gol. Sì, però Oddo disse anche a Milano che lui avrebbe preferito sicuramente la Padula a Bacca, gli fu fatta una domanda specifica. Però certo, l'anno prima aveva detto che non era pronto per la Serie A. Io penso che sia pronto per la Serie A, però è difficile giocare nel Milan, quindi il rimpianto è per lui e per il Pescara, perché secondo me se avesse giocato in una provinciale con tutta la sicuramente squadra, con Pescara, sicuramente con Pescara, qualche punto in più avrebbe fatto meglio, cioè lo immagino come un maccarone dell'Empoli, ecco, dal punto di vista dell'essere determinante, esatto, mentre invece lì c'è concorrenza, ha sempre pochi minuti, poi lui è anche uno molto generoso, si muove, quindi non è che aspetta. È comunque uno score interessante, perché il numero dei minuti giocati rispetto ai gol è un numero molto alto. Certo. Luca, nel Milan gioca diciamo quello che possiamo definire un vero e proprio fenomeno, perché Donnarumma diciamo non è un giocatore normale, no? Io lo definisco un bellissimo spot per la scuola dei portieri italiano, perché bisogna fare i complimenti chiaramente a tutto ciò che ha ruotato prima intorno a questo giocatore, allo scouting del Milan che l'ha saputo scovare, agli allenatori che l'hanno saputo preparare e naturalmente a Mikhailovic e alla società l'anno scorso che l'hanno saputo lanciare, perché l'Italia si ritrova con un patrimonio importantissimo e ormai diciamo chiaramente il futuro è in mano a lui, il futuro Buffon è lui, e poi sarà il tempo a dirci cosa vincerà, quanto vincerà e come andrà, però ci sono tutte le premesse. E mi fa molto piacere anche che il Milan come terzo portiere ha un giovane del 2000, Plizzari o Plizzari, e questo fa capire che qualcosa si muove in Italia, perché in Italia Milan ha virato violentamente su i giovani, vuoi per una questione di budget, vuoi anche perché comunque il primo Milan di Berlusconi fu un Milan che costruì le sue fortune su un gruppo di italiani molto giovani. Esatto, quindi è un po' adesso una rivalutazione anche del settore giovanile italiano, ma se noi andiamo a fare un discorso profondo, anche l'Atalanta insegna che bisogna lavorare su questi giovani. È chiaro che sul portiere ci vuole un po' più di fortuna, perché Donnarumma ha dimostrato fortuna anche oltre ad avere Giancarlo, doti tecniche importanti e fisiche, però anche se Donnarumma mentali. È veramente poi anche è ingombrante, in porta, sì, è difficile trovare lo veloce spazio. Però il record del portiere più giovane della storia dei sordi in Serie A mi sembra che ce l'abbiamo in questa fuori classifica. Prima di sentirti volevo dire il record del più giovane portiere esordiente in Serie A è di questo signore che è la tua sinistra, ha esordito con la maglia del Pescara il 9 marzo del 1980 a 16 anni e 192 giorni
è entrato al posto di Carlo Pirri all'ottantesimo minuto, una partita che poi è finita male perché è finita 1-0. E c'è anche un altro record particolare, cioè quello di aver subito il primo gol in Italia di Diego Armando Maradona. Il primo o secondo, magari hanno detto che era fuori casa. Vabbè, Pescara-Napoli di Coppa Italia. Quindi no, è un record che non, ti ha tolto in una competizione ufficiale. Perché prima c'era stata l'amichevole. La prima ufficiale è quello che te. Quindi anche un fenomeno come Gigio, come lo chiamano, Donnarumma, non ti ha tolto questo record. Che quindi a questo punto è destinato a durare. Oddio, io ho avuto un po' di paura perché Plissari, insomma, tra virgolette, paura, nel senso statistica. Perché Plissari è di febbraio, no? Poi ha fatto 17 anni. Quel punto stai tranquillo. A parte tutto, va bene che ci si possono fare anche dei commenti, degli ironici o meno, perché chiaramente stiamo parlando di Donnarumma, sicuramente molto più forte del sottoscritto, anche se io da vedere dalle immagini ero un po' più carino forse, no? Sto scherzando. A me fa piacere essere ricordato negli anni. Eccoli qua, con la maglia del Pescara. Già per un po' più anziano, avevo 21 anni, quindi erano già 5 anni dopo. E dico, fa piacere essere ricordato, perché questa è stata la mia passione, no? Io sono ancora... Quindi vediamo con la maglia della nazionale giovanili. Giovanili hai fatto, sì, no? Hai giocato nell'Under 16, nella Juniores, l'Under 21, la nazionale con il Baroni, Donadoni, Domenico Progna, con il quale, che voi ricordate, con il quale mi sento ancora adesso via Facebook. No, per dire, mi fa piacere essere ricordato perché il calcio è stata sempre la mia passione fin da quando ero ragazzo e poi l'ho praticato, adesso sono ancora sui campi, anche se non sono nei professionisti, sono a livello dilettantistico, a livello giovanile. Fa piacere, insomma, è come qualcosa che ti rimane. È casa tua. È una soddisfazione. Via. Dicevamo, Franco, Donnarumma potrebbe essere, potrebbe essere, sicuramente è il futuro rispetto alla nazionale, però dai rumors che si sentono, la Juventus avrebbe già sondato il terreno per Donnarumma per preparare, diciamo, il post Buffon. Tu come lo vedi? Beh, quello che si legge, almeno da questi rumors, da quello che ho letto sui giornali, insomma, questi che sono indiscrezioni di mercato. Ma io credo che te farebbe piacere come tifoso avere juventino, avere Donnarumma in porta. Molto lo trovo. Donnarumma adesso un portiere eccezionale, insomma, non è che... No, anche perché, scusa, per arrivare a quello che diceva Luca, cioè diceva poi bisognerà vedere quello che si vince. In Italia, per vincere qualche cosa, o devi giocare nella Juve, oppure nel Milan e nell'Inter, a rotazione. Però se Donnarumma vuole raggiungere... Ma io credo che di logica tutto dipenderà da come si chiuderà questa vicenda societaria del Milan. Io credo che un eventuale... Sentiremo tra un po' un collega di Milano per capire, appunto, se esistono questi cinesi, se sono veri, tutti esistono, insomma, questi cinesi, Franco, secondo te? Guarda, io non credo di avere informazioni diverse da quelle che hai tu, insomma. Comunque la laboriosità e questo closing che vi è slitta di continuo, no, ma soprattutto che potrebbero perdere tutti questi anticipi. Questa è la cosa un po' strana, no? Qualcosa di strano ci deve essere, però certo, tornando al discorso di Donnarumma, io credo che molto dipenderà appunto da questa chiusura, questo definitivo assetto della società del Milan, che se qualora dovesse finire in mano a degli investitori molto forti, io credo che dovranno costruire la squadra attorno a un giocatore che potrà giocare per altri 20 anni. E quindi di conseguenza sarà molto più difficile strapparlo, anche se io non credo che esistano giocatori incedibili rispetto a delle offerte faraoniche. Abbiamo che visto l'anno scorso Higuain con una clausola che poteva sembrare pazzesca. Impossibile. Cioè, Luca, volevi intervenire su questo? No, sì, volevo dire questo. Io mi auguro che Donnarumma rimanga in Italia, a parte il titolare della nazionale, ma rimanga in un club italiano, perché noi dobbiamo comunque ritornare ad essere competitivi anche con giovani italiani. Poi lo straniero ben venga, ormai ce ne sono tantissimi, però insomma abbiamo una grande tradizione. E questo è un po' l'auspicio di tutti, vedere Donnarumma restare in Italia, possibilmente, diciamo, per arricchire la competitività di questo campionato. Se non andasse la Juve sarebbe meglio, ma non perché io ce l'abbia con la Juve, perché già è tanto forte. Se si prende pure Donnarumma per i prossimi altri 4-5 campionati, lo scudetto sarebbe assegnato. Eccolo qui, lo vedremo domenica, e comunque è sempre un piacere vedere intanto giocatori forti, poi in questo caso avere un inno alla vita, un ragazzone di nemmeno 18 anni che già ha questo futuro davanti. Allora direi di andare in pubblicità e poi dopo la pubblicità, Dino, se abbiamo pronto il collegamento con Milano, chiederemo appunto a questo nostro collega le ultime notizie dalla sponda rossonera.
Eccoci dunque rientrati, mi sono dimenticato di dirvi che stiamo seguendo Cesena-Frosinone, siamo al 22esimo del primo, al 23esimo del primo tempo, Cesena 1, Frosinone 0, Giancarlo mi dice... Cocco ma non ha esultato. Ah, apposta, oggi c'è questa moda di non esultare. Però trovo, sì, non è una bella moda, sotto la curva del Cesena segna... Gli altri vanno a baciare, lui dice. Anche no, perché Cocco, diciamo, si dovrebbe esultare perché i gol sono diventati molto rari, diciamo, no, nella sua anche, gestione. Ma quindi... perché a Frosinone non è che abbia giocato, cioè, non è che abbia... Vabbè, secondo me è una posso forma. Posso capire il Vicenza. È una forma di ipocrisia che io non condivido proprio. No, ma assolutamente. Io è una delle poche cose sulle quali vado vediamo d'accordo. Intanto, vediamo Soddimo e Balzano, ex compagni di squadra, Balzano che cerca di calmare Soddimo. Vabbè, sì, la partita si è un po' infervorata, Cesena 1, Frosinone 0. Allora, dicevamo di La Padula quando sì, ci siamo interrotti. Allora, secondo te queste difficoltà potrebbero essere superate in questa parte finale, diciamo, della seconda parte del campionato, questa parte finale oppure no, secondo te? Ma da parte sua? No, da parte di Montella, perché è Montella che non lo fa giocare. No, tu pensi vabbè, che lui diciamo gli serverà più spazio. È stato svantaggio. Intanto, scusami Giancarlo, per i tifosi sì, stiamo vedendo un po' di gol della cavalcata in Serie A, della Serie B verso la Serie A di due anni fa. Ma che ti devo dire? Io penso che lui sia stato un po' penalizzato dall'infortunio che ha avuto, perché lui si è gestito nella parte finale dello scorso campionato, lo ha fatto per il Pescara, per disputare i playoff, se ricordate. La Padula non è come i giocatori attuali del Pescara, che sono sempre infortunati. Lui da infortunato giocava, ha gestito questo problema alla caviglia, però poi è arrivato il ritiro del Milan... che l'ha saltato praticamente, quindi è stato penalizzato da questo. Io penso, spero, immagino che abbia un po' più di spazio nella parte finale del campionato, anche perché c'è anche un, cioè, voglio dire, il fatto che ci sia concorrenza, ma stiamo parlando di due giocatori che da un punto di vista di quotazione di mercato sono molto diversi, quindi io penso che convenga al Milan cercare di rilanciare la Padula, perché la Padula è costato 10 milioni, 9 milioni, Bacca 30, certo, quindi tutto sommato. Franco, poi tu dipende pure. Ma io tipo due di tipi di riserve, innanzitutto non credo alle esplosioni tardive nel mondo del calcio, cioè penso, come si dice per dire un detto popolare, che i cavalli si riconoscono da subito, insomma. E la storia di La Padula, se può essere definita un'eccezione, perché la sua esplosione nel mondo del calcio che conta è arrivata abbastanza tardi rispetto a quelli che sono i tempi. Ma io credo che il problema di La Padula sia stato proprio rispetto che al suo trasferimento al Milan, perché credo che siano cambiate le carte in tavola rispetto a quando lui era arrivato. Penso che lui sia andato lì sicuro di poter giocare, poi molto probabilmente il mercato ha portato a cambiargli le carte in tavola, altrimenti credo che lui avrebbe fatto scelte di tipo diverso, perché il suo obiettivo era quello di giocare. Cioè, sì, probabilmente avrebbe scelto il Napoli. Pure Napoli, esatto. Credo che, almeno così mi fanno cenno dalla regia, che dovremmo avere il collegamento con Furio Fedele del Corriere dello Sport. Ci sei, Furio? Buonasera a tutti, eccomi, buonasera. Buonasera, intanto grazie di essere, di aver voluto partecipare con noi qui a Calcio Totale. Certo, sono qua. Allora, intanto Furio, volevamo sapere da te le ultime dalla sponda rossonera, che tipo di Milan affronterà il Pescara domenica allo Stadio Adriatico? Un Milan che recupera Sosa, Romagnoli e Bacca, che dovrebbero essere tutti e tre in campo dopo la squalifica maturata contro il Genoa. Non ci sarà La Padula, sentivo parlare di La Padula, partirà dalla panchina e la difesa dovrebbe essere completata da Zapata o Paletta con De Sciglio a destra e Mangioni a sinistra. Sosa sarà il centrale di centrocampo davanti alla difesa, c'è il ballottaggio Kučka-Pazaric sulla destra con Mati Fernandez a sinistra. Per quanto riguarda i due esterni, anche qua ci potrebbero essere dei dubbi su Ocampo, se è sicuro Deulofeu, che comunque giocherebbe a sinistra. Quindi un Milan, diciamo, che si presenta a Pescara con, diciamo, quasi il suo assetto migliore. Beh, mancano tanti giocatori in difesa, manca sicuramente Abate, che è infortunato. A centrocampo non ci sono ancora Montolivo e Bertolacci. Vabbè, Montolivo ormai nemmeno,
Sì, comunque si stava preparando a livello comunque numerico, manca anche lui e soprattutto non manca Bonaventura, che era il giocatore che forniva quel mastice, quella coesione alla manovra di centrocampo e attacco che poi ha dato i migliori frutti alla squadra rossonera di Montella. Senti Furio, volevo sapere un po' com'era la sensazione e il giudizio a Milano dell'ambiente dei tifosi nei confronti di Vincenzo Montella, cioè se sono soddisfatti, se siete soddisfatti anche voi addetti ai lavori di questo Milan. Ma sicuramente ha fatto il massimo, nonostante un settimo posto che ricalca più o meno le posizioni, almeno in questo momento, del Milan degli ultimi 3 anni, praticamente sempre fuori anche dall'Europa League. Ha ottimizzato e valorizzato un organico che non sembrava di primissima scelta, soprattutto dopo il mercato estivo e quello invernale. È stato molto abile e intelligente a sfruttare i giocatori, anche quelli forse meno conosciuti e che potevano dare meno garanzie, come i Bangioni, come Gomez, come lo stesso Sosa. Però purtroppo il Milan, nonostante abbia 5 punti più in classifica rispetto a un anno fa, è sempre al settimo posto, anche perché davanti, al di là della media scudetto da mostro della Juve, tutte le altre viaggiano a una velocità considerevole. Quindi anche l'Europa League comincia a diventare un'impresa complicata. Quindi dal punto di vista dei risultati, diciamo, se posso sintetizzare, non è il massimo, però rispetto al materiale anche tecnico e umano che aveva, Montella, diciamo, ha superato l'esame. Sì, anche perché ha avuto a che fare con una non società, ormai dal 13 dicembre 2014 c'è questo teatrino tra possibili ipotetici, soprattutto non meglio precisati, acquirenti, perché qui siamo passati dai cinesi agli americani, non so se avete notato. Ma noi, infatti, la domanda che avevo in serbo, la prima domanda molto semplice, ma esistono questi cinesi oppure, come si vocifera, è una sorta di bluff? No, bluff no, ne esiste uno solo, si chiama Li Yongdong, che tra parentesi non è nemmeno conosciutissimo nel suo paese, è vero che sono 1.700.000 milioni di persone, è difficile conoscersi tutti, però a livello manageriale, a me era una battuta, certo. A livello manageriale non è conosciutissimo. Tra parentesi, non so se avete letto oggi il collega Carlo Festa del Sole 24 Ore, sempre molto, sì, molto ben informato, il suo patrimonio personale, che poi coincide anche in parte con quello della moglie, è di 504 milioni di euro. Non si capisce come sia in grado, sia riuscito a ottenere un prestito di 303 milioni di euro. Stiamo parlando di cifre folli, però insomma la proporzione è abbastanza semplice. Sì. Tra l'altro, in tutta questa situazione la nota stonata è rappresentata dal fatto che c'è il paragone con Suning, a pochi metri di distanza c'è il cinese, quello vero, che è veramente una superpotenza, e da quando è arrivato all'Inter ha speso centinaia di milioni di euro, ha commesso degli errori o comunque non ha l'esperienza ancora per dirigere una grande squadra, una squadra che vuole diventare grande, ma sulla sostanza, sulla concretezza e sull'ambizione di Suning penso che nessuno abbia dei dubbi. C'è una persona che conosci che ti vuole fare una domanda. Ciao, il tuo collega Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao carissimo Furio. Io avrei tante domande da farti, però partiamo dal famoso closing. Intanto, se secondo te il 14 di aprile ci sarà o meno? Guarda, ne sono già saltati due, uno a dicembre e uno a marzo, e non c'è due senza tre, penso di no, perché... Ma è perentoria questa data? Che dice Berlusconi? Sì, Fininvest dice che poi basta, anche perché questa è una società che va completamente ricostruita, va rigenerata, tra l'altro coloro che dovrebbero subentrare si troverebbero praticamente terreno bruciato, nel senso che praticamente... azzerando i vertici, non è che ci sono molte persone che hanno avuto in questi anni la forza, non dico di comandare, ma di dirigere il Milan. I principali sono stati Silvio Berlusconi, potrebbe restare come presidente onorario, e poi Adriano Galliani. È un Milan, ti ripeto, che è claudicante, in campo un pochino, ma fuori soprattutto, sta perdendo sponsor, non ha più contatti commerciali e soprattutto, invece di generare profitti, che dovrebbero essere quelli che
dovrebbero poi consentire a Lee Yong-gong di rientrare dal prestito, genera solo delle perdite che oscillano tra i 70, gli 80 e i 90 milioni di euro all'anno. Quindi è un'impresa spericolata. E c'è Elliott, questo Elliott Management, un fondo americano molto molto importante, che tra l'altro ha già messo sotto tutela Yong-gong Lee e i suoi manager, perché vuole vederci chiaro, anche perché ovviamente la sua esposizione è notevole. In realtà il credito che può sfruttare Yong-gong Lee per avere questo prestito è proprio in mina. Il suo patrimonio personale è costituito sicuramente da qualcosa di suo. Tra l'altro non stiamo parlando di un mega miliardario come in euro come, o in dollari come Berlusconi, come Suning, come Abramovic, come gli sceicchi, capisci? Sicuramente è un uomo molto robusto, è un businessman che sa fare, finora ha fatto sempre degli ottimi affari, ma questa impresa del Milan è sicuramente molto molto più importante. Insomma, certo. Mi pare di capire da quello che dici che anche se si dovesse chiudere questa trattativa non sarebbe facilissimo per il Milan affrontare il futuro. C'è in studio con noi anche Luca Pacchiarotti, ex portiere del Pescara, attualmente allenatore dei portieri, che ti vuole fare una domanda. Buonasera, senta, io volevo farmi una domanda sui vari Donnarumma, Locatelli, Bonaventura, Poli e Romagnoli. Secondo lei faranno parte dell'ossatura futura di questo Milan? Rappresentano un grande patrimonio, sicuramente lei è al corrente di questa società. Ma poi ci sono anche Pasalic e De Rosseo che potrebbero essere riscattati. Bacca. Il Milan ha una buona ossatura, ha una buona spina dorsale. Riguardo a questi giocatori, la maggior parte è frutto del settore giovanile del Milan. Elliott Management ha chiesto a Yong-gong Lee di non comunque svilire, di non svalutare la squadra e l'organismo vendendo i migliori giocatori. Però lei mi insegna, come chiunque di noi parla estratto a calcio, che purtroppo esistono i contratti e soprattutto quando i contratti sono in scadenza e il giocatore non vuole rinnovare, ci sono poche possibilità di poterlo trattenere. Speriamo che avvenga il contrario. Donnarumma è in questo momento in prospettiva il miglior portiere del mondo, certo, su questo certo. non ci sono dubbi, ha esordito in nazionale battendo il record di gioventù con un successo in trasferta in Olanda tra l'altro e soprattutto è stato il migliore in campo e ha 18 certo. anni e un mese praticamente, nato il 25 febbraio. Certo. Fulvio, prima di scusami Giancarlo, volevo dire che stavi parlando invece esatto. con Luca Pacchiarotti, che attualmente detiene ancora il record come portiere più giovane esordiente in Serie A. Esordì con la maglia del Pescara a 16 anni e 192 giorni, caro Fulvio. Esatto. E soprattutto non me lo ricordavo, ma adesso che me l'ha ricordato me lo ricordo, Donnarumma è esordito a 17 anni. Ma soprattutto già prima dei 18 anni aveva già disputato 50 partite. Sì, poi aveva giocato pure delle amichevoli internazionali a 16 anni, quindi insomma un predestinato certo. che fa onore alla nostra scuola portieri. Ma Pacchiarotti conoscerà sicuramente anche Plizzari. Sì, certo, 2000. Sì, e infatti ci ha confessato che ha tremato per l'esordio del terzo portiere del Milan, che gli poteva togliere il record, diciamo. No, ma Plizzari aveva esordito quest'estate in un amichevole sì. e lui è un 2000, fra prestiti, morfologicamente è completamente diverso da Donnarumma, però è un ottimo portiere e anche lui scuola Milan. Questa è una bella scelta quella che ha fatto il Milan, veramente, complimenti. Sì, a livello di settore giovanile il Milan è messo molto molto bene. Il problema è che questi ragazzi e possono essere trattenuti solo fino a un certo punto, ma non è una questione di cattiva volontà, è questione che veramente il parco giocatori del Milan in questo momento ha un valore molto molto alto a livello di mercato, poi il mercato ovviamente dipende da tante cose, dipende dai momenti, però per trattenerli bisogna investire tanto, perché bisogna comunque avere la forza di rinunciare a delle mega offerte e avere la forza soprattutto di pagare grandi stipendi. Di pagare grandi stipendi, questo Milan, in questo momento il Milan
ha un tetto molto preciso, non oltrepassiamo i 2,7 milioni di euro netti, che fra l'altro sono una bella cifra, sì. Però rispetto a quello che possono pagare all'estero è molto molto poco. Certo. Una ultima domanda, no, per io, Giancarlo. In realtà due cose velocissime, Furio, ti devo chiedere. Certo. Allora, la prima è come viene considerato la Padula al Milan, perché noi abbiamo sempre questa sensazione che se fosse rimasto da noi avrebbe giocato e forse ci avrebbe aiutato a salvarci. E poi la seconda, che cosa pensa l'ambiente rossonero della partita di domani, perché con Zeman che è arrivato a Pescara abbiamo visto alla prima partita quello che è successo, poi c'è stato questo calo, poi c'è stata la sosta, non sappiamo adesso quale sarà la reazione, se questa partita è temuta oppure è considerata quella che è, perché il Pescara è una squadra cuscinetto, ha perso con tutte, quindi figuriamoci se non perde col Milan. Parto dalla partita, che è la cosa più importante per voi. La partita è temutissima, nel senso che il Milan l'anno scorso, proprio nel girone di ritorno, si è giocato la qualificazione all'Europa League perdendo a Verona, pareggiando a Carpi e pareggiando con il Frosinone in casa. Quindi praticamente ha conquistato solo 2 punti su 6. Ah. E con quelle che sono state le 3 retrocesse su 18 punti, 2 punti su 9, e sì, contro le retrocesse su 18 punti a disposizione ha totalizzato solo 7 punti tra girone d'andata e girone di ritorno, e quindi la partita è molto temuta, c'è Zeman, c'è lo stadio pieno, ci saranno tanti milanisti, però se sì, non batti il Pescara, con tutto il rispetto per certo, Pescara è evidentemente peggio di una sconfitta, anche se sono pareti, anche perché è davanti vanno a una velocità folle. Per quanto riguarda la Padula, lui ha pagato sicuramente lo scotto con l'impatto in Serie A. Prima, quando eravamo in collegamento, io sentivo, ma non ero ancora intervenuto, giustamente avete detto che è rimasto vittima o comunque impegnato in un intrigo di mercato, perché l'aveva acquistato Berlusconi con i suoi soldi per 9 milioni di euro. Sì. In realtà, quando la Padula è stata acquistata, stiamo parlando ancora di inizio giugno, comunque fine campionato, Bacca doveva andare via, quindi sarebbe stato il Milan Made in Italy di Berlusconi, dei giovani, con la Padula centravanti, e doveva arrivare anche l'attaccante del Milan che poi è finito a Napoli. Sì. Il problema è che poi Bacca è rimasto e la Padula inevitabilmente è diventato non solo una terza scelta, perché è rimasto anche Luis Adriano, poi gli ha superato Luis Adriano che è andato via. Tra l'altro la Padula ha dato il meglio di sé nel mese di novembre, quando ha segnato 4 gol in altrettante partite. Vi ricordate, ha conquistato anche la nazionale, ma poi dopo... No, ha fatto anche un favore a noi quando ha segnato a Palermo, mi sembra, perché allora ci consideravamo ancora in corsa e quindi aveva stoppato una diretta concorrente. Non è stato facile inserirsi a Milano, nel Milan, con Bacca comunque, che ovviamente era proprietario del posto, però ha sempre fatto una buona impressione. Certo è che giocare pochi minuti e offrire il meglio di se stesso, soprattutto a San Siro, per un campo spietato, soprattutto in casa per il Milan, perché qui hanno il Palazzo Buono, sia sì, i milanesi, purtroppo pensano ancora di essere qualche anno fa, non è semplice, non è mai stato contestato, perché è un eroe, qui viene considerato molto bene, è un lottatore, entra sempre con entusiasmo, poi c'ha anche questo fisico un po' da pugile, anche qua, sì, gli atteggiamenti, nel modo di proporsi, però poi il gol per un attaccante è praticamente tutto. Certo. E Furio, io ti ringrazio, ti ringraziamo, e buon campionato e di nuovo grazie. Grazie, buona serata. Ciao caro, grazie. Allora Franco, mi pare che Furio avesse ripreso il concetto che tu esprimevi, probabilmente la Padula sconta il fatto di essere arrivato in un momento complicato. In un primo momento ci fu da parte sua un tentennamento rispetto alla piazza Napoli, proprio perché c'era la presenza di Higuaín, ancora la bomba di mercato della scorsa estate non si era prefigurata né qualcuno poteva immaginarlo. E quindi ci fu questo fulmine a ciel sereno dell'acquisto del Milan, e questo poi che Bacca fosse sul mercato, e lo è stato per molto tempo, era evidente. Poi ci fu questo improvviso dietro fronte, quindi io credo che se quello fosse stato lo scenario,
Io credo che la scelta di Lapadura sarebbe stata quella di restare loro a Pescara. Perché con la cessione di Higuaín, probabilmente un tridente Calejón. Ma io credo più a una sua permanenza proprio a Pescara. Ah, addirittura? Sì, perché sarebbe stata la soluzione per lui. Sì, però la permanenza a Pescara era un po' improbabile, perché il Pescara, se non avesse venduto la Padula, non avrebbe avuto la possibilità di realizzare, diciamo, i soldi per poi fare il campionato. La cessione di la Padula, il presidente Sebastiano. Comunque io credo che l'obiettivo, prima parlavo della sua esplosione, diciamo, in tarda età, quindi il suo obiettivo era quello di arrivare in Serie A e giocare immediatamente per giocarsi queste chance proprio di definitive di esplosione, sì, e consacrazione nel calcio che conta. Questo non è avvenuto, e per me non è avvenuto perché io, nonostante lui sia un grande bomber, abbia segnato tanto al Pescara, non ci credo, ma soprattutto non credo molto nelle sue doti tecniche, che le credo abbastanza limitate rispetto. Luca, tu invece che ricordo hai dell'anno della Serie B di La Padula? Beh, parlano i numeri importantissimi, e poi non ci dimentichiamo che mi sembra che non abbia segnato neanche un gol sul rigore, tutte le azioni, ma poi gol anche impossibili, sì, gol bellissimi che hanno aiutato tantissimo, sono stati anche un po' la fortuna di Oddo, diciamo, perché certo, avere un giocatore del genere ricorda, come tutti sanno, tipo Rebonato ai tempi di Galeone, che ogni volta che arrivava la palla, sì, esatto, la buttava dentro. Io dico che è un giocatore generosissimo, un giocatore che ha una grande reattività negli ultimi metri. Probabilmente per lui è stata fatta una valutazione sbagliata, forse nel mercato di invernale, perché avrebbe potuto continuare a giocare in Serie A, magari in un'altra squadra, magari anche una squadra di seconda fascia, però che gli dava possibilità di continuità, perché ormai non è più un ragazzino e quindi avrebbe dovuto giocare di più. Però sono state fatte delle scelte dal suo entourage, cioè, vuol dire che c'erano dei motivi. Però secondo me è un giocatore che può ancora dare qualcosa alla causa. Secondo me il motivo, Milan, devo dire, senza voler essere, sì, cinici o venali, per un ragazzo appunto che a quell'età arriva in Serie A, un contratto quadriennale importante con il Milan, è difficile rinunciare. Quindi quello sì, ma ci sono anche altre scappatoie, può esserci anche l'estero. Ma non credo sia stata quella la molla. Io credo che la titolarità in una squadra come il Milan, blasonata, sia stata un'occasione troppo ghiotta. Poi la titolarità è venuta meno nel momento in cui Bacca non è andato via. Poi sì, Montella avrà fatto delle valutazioni. No, perché in effetti c'erano tutte le premesse. Il Milan sembrava la squadra più adatta proprio perché puntava, certo, sugli italiani, eccetera, eccetera. Invece poi situazioni di mercato. Allora, vi devo interrompere. Andiamo in pubblicità e quando rientreremo questa settimana, come avevo preannunciato, pagina 3 sarà dedicata a Sulmona e a Ovidio. Il mutare delle forme in corpi nuovi mi spinge l'estro. Allora Franco, abbiamo visto per intero lo spot ufficiale
per il bimillenario Ovidio 2017. Tu fai parte del comitato organizzatore. Cominciamo intanto a dire, a beneficio dei telespettatori, in maniera molto sintetica, chi era Ovidio? Beh, Ovidio era innanzitutto il sulmonese più illustre, potrei dirti questo, in quanto un poeta che dopo 2000 anni siamo qui a ricordare e a celebrare la sua morte, uno degli autori più letti al mondo, e per quel che riguarda un vanto per la città di Sulmona, per l'Italia intera, per tutto il mondo, insomma. E quindi quest'anno, nel 2017, si celebra appunto il bimillenario della sua morte, che avvenne in esilio sul Mar Nero, all'antica Tomi, attuale Costanza, e la città di Sulmona si appresta a celebrarlo per un anno intero. Le celebrazioni del bimillenario ovidiano partiranno ufficialmente il 3 di aprile con il convegno internazionale di studi, che si concluderà il 6 alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, che verrà. E in questo convegno partecipano latinisti tra i più illustri del mondo. E lo stesso giorno, per dire come si comincerà, ci sarà l'inaugurazione del 6 del certamen che prevede la partecipazione, la 18ª edizione del certamen Ovidianum, che è un concorso internazionale di latino al quale partecipano giovani di tutta Italia, ma direi di tutto il mondo, che vengono a fare proprio questa gara, queste gare di traduzione di latino. E poi quest'anno, visto l'importanza e il collegamento che c'è anche con la città di Roma, nel nome di Ovidio, la giornata del 10 aprile sarà vissuta appunto nella capitale, dove una delegazione sulmonese con i vincitori del certamen Ovidianum sarà ospite del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nella sala della protomoteca al Campidoglio. E la cosa importante è che il bimillenario ovidiano durerà un intero anno, si chiuderà ad aprile del 2018 e sarà... Per quella disputa di cui parlavamo prima, no? No, credo proprio perché... Scusa, no, a beneficio dei telespettatori, no, sì, che non sanno, durante la pausa, questa volta, dato che avevamo... studi classici delle... sono emersi in maniera non clamorosa, ma in maniera trionfante gli studi classici di Giancarlo Febbo, che sta disputando con... Franco Avallone, no, la data della morte. Sì, però ha portato la data della morte, quindi per questo no, quindi finite nel 2018, scusami Franco, no, andiamo sulla non notizia. Perché si pensi, che nel 2018, che nel 18 sia morto Ovidio, ma perché la partenza del bimillenario ovidiano, che in qualche modo è stata ritardata anche per una serie di eventi che hanno creato problemi non soltanto alla città di Sulmona, ma all'intera regione Abruzzo, riguardo la neve, il terremoto, l'organizzazione di mille cose, il problema di stabilità di scuole, ha fatto sì che l'amministrazione comunale, voglio ricordare che il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, è alla testa di tutta questa organizzazione. E così come voglio un attimo ricordare che questo spot realizzato dall'associazione Sulmona Cinema e anche le musiche originali sono di un sulmonese, tutto di fatto in casa, ma a un livello altissimo. Mi parlavi invece, sempre durante la pubblicità, del logo, che è molto bello. Avete fatto un concorso. Il logo è stato presentato nel fine 2016 ed è stato scelto tra 30 bozzetti, circa 30 bozzetti, frutto di un concorso, che sono arrivati sono stati esaminati da una commissione sempre presieduta dal sindaco, ma che aveva la presenza di un professore dell'Università di Pescara, della D'Annunzio, di architettura, e ha visto la partecipazione di professionisti e non. E la vittoria è andata a Gaudenzio Ciotti, che diciamo ha una storia diversa da quella di Ovidio, che è un sulmonese illustre morto in terra straniera. Gaudenzio Ciotti invece è un ragazzo che ha fatto importanti studi come designer e invece ha scelto di tornare
nel suo paese d'origine, che è Roccapia, parliamo di un centro vicino Roccaraso, sì. E da lì svolgere questa professione che invece solitamente viene svolta in centri importanti, in città diverse rispetto a quello che può essere un paesino di montagna. E la presentazione di questo logo è avvenuta attraverso una spiegazione molto molto bella, molto suggestiva da parte di Gaudenzio Ciotti, ad esempio, come si può vedere sul corpo su questa statua, leggendo in senso verticale, noi vediamo che c'è la scritta Ovidio, il nome di Ovidio. E l'autore di questo logo ha scelto invece di fare queste cose perché ritiene che è andato ad osservare molto, sì, spesso questa statua che è a Piazza 20 Settembre a Sulmona di Ovidio, e diceva che questi diciamo segni bianchi vengono fatti dal sole. La scelta dell'oro è evidente, l'età augustea è cosiddetta età dell'oro, e perché la mitologia vuole che gli dei apparissero a mezzogiorno. E poi il basamento, la base di questo logo, di questa statua, come si può vedere, c'è una forma di cuore, il cuore legato, non bisogna assolutamente dimenticare che Ovidio è il poeta dell'amore, ma è anche una M di metamorfosi. Ed era proprio quella la base di partenza dello studio di Gaudenzio Ciotti. Ma quello che voglio dire è che per un anno ci saranno queste manifestazioni che per ora hanno... Leggo, scusami se interrompo, Franco, mi sono un po' documentato sul sito che, ricordo, è già abbastanza, è attivo ovviamente, ma già contiene molte informazioni: arte, musica, cinema, teatro, enogastronomia, letteratura, editoria, mostre, musica, fotografia, convegni, arte visive, conferenze. Insomma, mi pare che... E poi molti comuni coinvolti: Pescasseri, Roccaraso, Prezza, Introdacqua, Pettorano, Sulgizio, il Polo Scientifico Fermi. Mi pare che, diciamo, questo... Liceo Classico Ovidio, il Polo Scientifico Fermi, proprio oggi... Cioè, che questo film sia un modo di coinvolgere il territorio in maniera intelligente, no? Sì, c'è stato anche questo tentativo, e come sempre alcune volte ci sono sempre polemiche. Ecco, intanto stiamo guardando il sito. Per la prima volta si è cercato di far arrivare una proposta dalle associazioni culturali cittadine, che hanno risposto a un bando, un format che tenesse conto di attinenza innanzitutto con l'argomento, e poi ci fosse in qualche modo la possibilità di una copartecipazione finanziaria da parte di questi progetti. La commissione esaminatrice, che aveva dei componenti organizzatrice, che aveva dei componenti divisi per competenze specifiche, ha esaminato questi progetti ed è uscito fuori un programma per ora delle associazioni cittadine che abbracciano i vari campi. E nello stesso tempo sono in corso di elaborazione almeno 4-5 eventi di livello molto molto alto che arriveranno invece dal comune e che andranno in qualche modo ad arricchire questo importantissimo evento, che vuol rimanere in qualche modo nella storia, così come sono rimasti nella storia di Sulmona e del poeta Ovidio altre iniziative legate appunto al cittadino più illustre di Sulmona. Giancarlo, sono emerse in maniera forte le tue... Guarda, la tua cultura classica. Niente di clamoroso. Ecco, per rimanere in tema posso solo dire che ci sono delle... Non nascondiamo niente, che ci sono stati anche dei contatti con la Pescara Calcio, dove il presidente Sebastiani aveva dato la massima disponibilità, e sulla scia di un'iniziativa che era arrivata dal Mar Nero, che è la patria di Aggi, con i quali ci sono anche il famoso Aggi, ricordiamo, ex calciatore della Fiorentina, di grossissimo talento in Italia, di grossissimo talento. Si era visto che le mascotte entravano in campo con questo logo che voi avete visto, ed era stato chiesto anche al presidente Sebastiani se ad esempio in occasione di una partita di cartello come quella della Juventus fosse stato possibile fare la stessa cosa. Da parte del presidente è stato risposto al sindaco di Sulmona che non è possibile per evidenti
problemi legati, credo, ai diritti TV, ma soprattutto a delle precise regole che la Lega impone alle squadre di calcio, sì, per quanto riguarda i colori. Ma da parte del presidente del Pescara Calcio è stata data l'ampia disponibilità a poter in qualche modo pubblicizzare, non prima della partita, ma lì allo stadio Adriatico, in occasione, certo, non speriamo solo di quella, quello che è questo del bimillenario ovidiano, che noi speriamo diventi un evento non soltanto per Sulmona ma per tutto Abruzzo, anzi sì, noi crediamo che possa diventarlo sia per l'intera Italia, e come abbiamo visto in Romania sono già partite una serie di iniziative legate appunto, certo, a questa iniziativa. Come vedi, noi abbiamo subito raccolto, diciamo, l'invito a parlare di questa manifestazione, anche perché noi qui, anche se su un versante diverso, in questa trasmissione dedichiamo quasi tutte le settimane 10 minuti, un quarto d'ora all'approfondimento di un libro che molte volte quindi ha, ti che ringraziamo è molto, anche per questo, perché ci hai risparmiato, abbiamo impedito evitato il libro, di conoscere il nuovo libro che ha messo in biblioteca Oscar. È già una cosa importante. No, io volevo sfatare un mito, il discorso sì, di Ovidio, perché incuriosisce? Perché quando cominci a studiare è uno di l'unico poeta abruzzese, quindi ti interessi a lui. Dopodiché ha avuto anche una vita molto vivace, molto che quindi incuriosisce, ha avuto 3 mogli. Pare che sia stato mandato in esilio per quello che lui definisce un errore che qualcuno ha interpretato come il fatto che avesse corteggiato la moglie dell'imperatore, quindi anche cose sfiziose. Però al netto di questo, quello che piace a me è come c'erano i poeti nell'antichità che definivano loro, decidevano loro qual era il passaggio della morale, perché la morale, i costumi degli uomini, cioè, cambiano sempre, però cambiano col cambiare della società. Esatto, col cambiare della società. Però mentre adesso nella società multimediale uno lo può intuire anche da solo come cambiano, allora c'erano i poeti che descrivevano, che dettavano i ritmi. Poi l'ultima cosa è che, siccome lui ha avuto 3 fasi, diciamo, il prodotto migliore nella terza fase, siccome io mi avvio alla terza fase, spero di poter di non scrivere aver dato meglio ancora il della meglio, seconda avrei prima, Totti aveva questa maglia, esatto, dice il meglio deve ancora venire, ma anche esatto, per speriamo te, di... Luca voleva intervenire. Sì, volevo intervenire perché sicuramente è un evento che coinvolgerà chiaramente il territorio, come si diceva prima, ma coinvolgerà soprattutto l'Abruzzo e lo proietterà a livello nazionale. Il nostro Abruzzo ha bisogno di essere, certo, presente dopo tutto quello che ha passato ultimamente. Io mi auguro pure che ci sia un bel connubio tra l'Italia e la Romania, tra l'Abruzzo e la Romania, anche perché ci sono anche dei collegamenti certo, con l'aeroporto di Pescara, quindi sicuramente bravissimo, un evento che va vissuto a 360 sì, gradi. Io spero di andare, sì, la Romania, ribadiamolo, cioè dove fu mandato in esilio è l'attuale sì, Romania. L'attuale Romania, sì, chiaro, sul Mar Nero. Sicuramente parteciperò anche perché ho mia mamma che è un insegnante di lettere in pensione, quindi, e sicuramente stasera mi farà un bel ripasso. Perché senza no, intanto lì, sarà contenta perché ci sei andata a una trasmissione di calcio, eppure avete parlato. Però di è una cultura, cosa che mi fa onore, vi dico, perché è raro vedere una trasmissione vabbè, di calcio. Vabbè, ci fa onore che... stasera, però guarda, altre volte veramente è pensato meglio sopra a casa. Vedo molto spesso il tuo volto. Quindi hai visto che terribile, abbastanza. Molto sorridente. Allora Franco, siamo in chiusura di questa parte, poi andremo in pubblicità per l'ultima volta e rientreremo nell'ultima parte, parleremo delle probabili formazioni. Vogliamo ricordare intanto le prime cose che si faranno e l'appuntamento. Guarda, diciamo, per tutti. Allora abbiamo un convegno internazionale di studi con giornata conclusiva con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inizio il 3, termine il 6, Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona. Il concorso del Certamen Ovidianum, arrivo delle prime delegazioni della Romania, il galà del Certamen al Campidoglio a Roma e mostre dedicate ad Ovidio. Ad esempio, il 2 aprile alle 18 c'è l'inaugurazione della mostra d'arte Vivam nella rotonda di Palazzo San Francesco. 50 artisti provenienti da ogni parte d'Italia esporranno opere ispirate ad Ovidio e alla sua poesia. Vivam è il titolo dato a questa mostra ispirata a Ovidio, che scrisse Vivrò per dichiarare che i posteri avrebbero fatto memoria di lui e della sua opera per sempre. E proprio oggi, per ricordare un'altra cosa, l'Istituto Liceo Scientifico Fermi, nell'ambito del suo progetto molto particolare legato alle metamorfosi, ha ospitato un poeta, Rondoni, che ha letto a modo suo
le metamorfosi, dando un intanto ecco trovando, arrivando molto al pubblico, ma parlando soprattutto delle due intuizioni di Ovidio, che esiliato in una terra lontana da quello che era il centro del mondo, come poteva essere Roma in quel momento, capì che la scena e lo scopo di un uomo poteva essere soltanto quello della fama, fama intesa come essere ricordato i posteri, e il potere, ma non il potere inteso come può essere inteso in questo momento qualcosa di, come ricchezza, ma soprattutto esatto, di sì, poter fare. E allora ringraziamo Franco per questo grandissimo contributo a Calcio Totale. Io ringrazio Calcio Totale, ringrazio te Oscar, ci conosciamo da molti anni e ti ringrazio per questa opportunità che hai dato alla città di Sulmona, ma soprattutto al comitato organizzatore di poter parlare. No, ma non solo, noi invitiamo tutti gli abruzzesi a recarsi a Sulmona per partecipare a questa festa, certo, che durerà tutto l'anno, e ovviamente io ti invito a continuare a darci sollecitazioni. Noi, per quanto sarà possibile, daremo ancora informazioni. A questo punto, l'anno prossimo, all'inizio del prossimo campionato, tornerai e faremo il punto, l'aggiornamento della situazione. Allora Dino, che è stato prezioso in regia mentre parlavamo, visto che assecondava quello, il tuo discorso molto fluido con le immagini, direi di andare per l'ultima volta in pubblicità e poi molto più prosaicamente torneremo a parlare delle probabili formazioni, ma la vita è questa, alto e basso. Eccoci rientrati, quindi abbiamo continuato a parlare di Ovidio durante la pausa pubblicitaria. Mi sono impegnato, ma sei impegnato con l'ausilio di Giancarlo, che ho latinista, scoperto che essere un latinista. No, latinista, non essere no, un appassionato di Ovidio. Ti piace, piace Ovidio? No, piace con l'ausilio di Giancarlo siamo impegnati a informare i nostri telespettatori, che, caro Franco, sono tanti, erano tanti l'anno scorso, sono tanti anche quest'anno, io li ringrazio e li ringraziamo, sull'evolversi della situazione a Sulmona. E poi diciamoci la verità, sì, che stiamo cambiando discorso perché il Pescara è uno no, e quindi stiamo cercando di parlare, diciamo, è stato anche strumentale questa cosa, però sì, la speranza è la ripetitività del campionato del Pescara, noi vogliamo, no, noi vogliamo ardentemente cominciare a vincere le partite. Da quello che abbiamo visto fino adesso pare che sembra difficile farlo in Serie A, vediamo che cosa. Andiamo a vedere però, Dino, facci vedere, insomma, impressione, anche se ce n'ha già parlato il bravissimo Furio Fedele, quella che potrebbe essere la probabile formazione che ci ha dato Giovanni, che però mi pare coincida più o meno con quella che ci ha dato Fedele. Ricordiamo che si giocherà allo stadio. E comunque nel stadio dubbio, Fedele è sicuramente più aggiornato. Beh, no, Giovanni no, non c'è, non andiamo lì addosso. Cioè, no, ma mica perché lo salutiamo. Perché Furio ci raggiungerà a cena, quindi si è impegnato a cena qui di Furio giornale. Sta a Milano. No, Furio, Giovanni. Allora, Giovanni, allora parliamo bene. Il 4-3-3 di Montella dovrebbe essere Donnarumma in porta, De Sciglio e Vangioni esterni bassi, Paletta e Romagnoli due centrali, Sosa metronomo con Kučka e Fernandez a fare da battitori liberi a destra e a sinistra, in attacco il tridente Bacca con a sinistra Ocampos e a destra il francese, come si pronuncia? Delofè. Mi piace tanto. Allora Giancarlo, che ti devo dovesse dire? Essere questo il Milan, sono dolori o no? Ma guarda, io esprimo una, faccio una riflessione che non so se sarà condivisibile. Secondo me il Milan non è una squadra adatta a giocare il 4-3-3. Quindi diciamo stai sconfessando Vincenzo Montella. A me invece perché piace Ocampos, le scelte di Montella, giocatore, le trovo sempre giuste. Montella, al di là delle sue capacità tecniche, ha dimostrato, io sono innamorato della Fiorentina ti piace, del primo anno, ti piace Montella. Di Montella, mi piaceva molto come giocava, ma soprattutto Montella, se prima abbiamo detto che Donnarumma è uno spot per l'inno alla vita, io credo che Montella sia uno spot per il modo di porsi che ha, soprattutto in un'intervista a fine gara, che sia molto importante, sì, per come si che pone. No, io confermo perché l'ho conosciuto a Coverciano qualche anno fa, è veramente un personaggio simpaticissimo. Con la Fiorentina giocava anche bene, aveva creato questo gioco palleggiato, però era molto diverso. È stata una lietissima sorpresa. Faceva il 3-5-2 a Firenze. Io onestamente ribadisco che secondo me questo tipo di organico non mi sembra adattissimo. Cioè tu giocheresti con il modulo io non giocherei con, per esempio Ocampos, che sicuramente è un giocatore bravo, però molto bravo tecnicamente. E quali vantaggi quello schieramento di Montella può dare al Pescara, ad esempio?
Non lo so, perché che Pescara possa approfittare di vantaggio, questo è un po' difficile, io sinceramente. Allora, scusate, se entro a gamba tesa, ecco, magari che non abbiamo moltissimo tempo, dobbiamo chiudere ai 25, quindi abbiamo 7 minuti. Allora, io direi Bacca è uno, per esempio, che gira sempre intorno all'area, però non partecipa molto all'azione. Ocampos è molto bravo tecnicamente, però è un po' lento, da quello che mi ricordo io, che l'ho visto. Quindi i vantaggi potrebbero essere, tra virgolette, che magari la difesa non sarà sotto pressione in maniera forsennata, ma questo non significa niente, perché Bacca non mette mai nessuno sotto pressione, poi la prima palla che tocca segna, quindi non, non è che bisogna stare tranquilli, certo. Però forse l'unico vantaggio potrebbe essere che non ci sarà tutta questa pressione, Luca, siccome non ci fu all'andata, a dire la verità. Io che pensi? Io ho visto il Pescara due settimane fa dal vivo a Bergamo, no? Proprio sul campo dell'Atalanta, e ho notato che è una squadra che andava in grandissima difficoltà quando veniva affrontata sulle fasce. E un pochino questo discorso che abbiamo fatto adesso di Sosa, che davanti può, di Bacca, scusa, che poi davanti può creare, e ti fa capire che il modulo del Milan è un 4-3-3, ma può essere anche un 4-3-3 sporco, perché insomma alla fine un po' sporco, ecco, sì. Bacca è un non è una prima punta, diciamo, importante. Io più per le ali non lo vedo, sì, non ho mai visto ali, però vediamo questo De Lofe che se ne parla questo molto bene, bravo, anche uno sì. Bravo quello può creare dei problemi, perché il Pescara ha avuto molti problemi a Bergamo. Quando vedete anche i gol che ha subito, veniva attaccato dalle fasce. I gol che ha subito, noi facciamo, abbiamo una rubrica, sì, che non abbiamo fatto questa settimana, stiamo però attacchi, dobbiamo anche parlare sempre allo stesso modo di gol, quindi non impara dai propri errori. Io sto aspettando Luca Pacchiarotti da 3 mesi, perché non essendo io un grande competente di portieri, solo di portieri, di giocatori sì, però i portieri sì, no, quindi adesso voglio chiedere, andiamo a vedere i nostri portieri, vabbè, andiamo a vedere la probabile formazione e poi ci togliamo questo sfizio con Luca. La probabile formazione Pescara che ci dà Giovanni Tondonati è la seguente: Bizzarri in porta, Zampano e Biraghi gli esterni bassi, dovrebbe giocare al centro della difesa, quindi comandare la difesa Campagnaro con Bovo, quindi una coppia di centrali, diciamo, di grande esperienza. A centrocampo Muntari confermatissimo come metronomo, Verre e Memuscei i suoi scudieri, e davanti un tridente, anche questo inedito: Benalì, Caprari e soprattutto il redivivo Baebek. Giancarlo, dovesse sì. essere questa la formazione, ti piacerebbe? È la migliore formazione possibile in questo momento per il Pescara? Non lo so. No, no, io immagino da quello. No, che sono sempre Di Maio dei 5 Stelle, ogni domanda dici non lo so. Cioè, no, è la prima domanda che dico non no, lo so. Ti piace? No, nel senso che, allora, Memuscei non so se gioca, se sta bene, se è stanco dalla nazionale, la difesa è quella. Io ho sentito Zeman che ha detto che secondo lui Baebek è un esterno, e secondo me potrebbe teoricamente far giocare Cerri in centravanti, rimettere Caprari a destra e Baebek esterno a sinistra. E quindi far fuori Benalì. No, Benalì potrebbe retrocedere al centrocampo, dove non è al che noi adesso Memuscei. Di Memuscei sei stanco, anche di cioè non dimentichiamo che quindi diciamo comunque che Zeman non è un allenatore metamorfico, cioè no. 4-3-3 assolutamente. Domattina seguiremo per noi zemaniani è il nostro credo. Domattina seguiremo la seduta di rifinitura a porte aperte e là vedremo, perché a differenza degli altri allenatori Zeman le sedute le fa a porte aperte. Luca, ci dovresti togliere questo, non so che domanda ti volevo fare, volevo sapere proprio le caratteristiche dei due portieri. Perché Fiorillo non ha giocato neanche un minuto, pur essendo un 26enne, quindi diciamo è uno che è di soprattutto 10 anni di proprietà del Pescara. Quando ma io dico, le io caratteristiche, dico, perché sappiamo che i portieri hanno, non è che sono perfetti, hanno dei pregi e dei difetti, però secondo te perché è rimasto sempre Bizzarri nonostante Pescara abbia preso 63-66 gol? Guarda, questa è una domanda in effetti abbastanza... Come caratteristiche tecniche ecco, questo ti volevo dico chiedere. Questo, secondo sempre il mio parere, che poi può essere più o meno condivisibile, Bizzarri non è un portiere alla Zeman, chiaramente, un portiere che comunque ha dalla sua una grande esperienza, dirige bene la difesa, ha personalità, indipendentemente dai gol che ha subito, che comunque in una situazione così precaria di organico, di stagione, ci possono purtroppo essere. Io mi sarei aspettato un lancio di Fiorillo, anche perché non ci dimentichiamo che Fiorillo è anche un po' più giovane, quindi potrebbe essere
reimpostato come portiere un po' più alto, anche perché oggi si lavora in un altro modo, oggi i portieri possono particolarmente giocare fuori, vengono anche impostati, hanno un modo di leggere la partita differente rispetto a quello di prima, poi sicuramente essendo più giovane e più veloce e quindi chiaramente più reattivo anche nel leggere le situazioni. Bizzarri è uno che, come si dice, caratteristiche di Bizzarri, per dire, proprio Giancarlo, per esempio è bravo nelle uscite, è bravo tra i pali, è un portiere tra i pali riesce a dare è bravo un po' in tutto, sì, però con i piedi, per esempio, io ho visto un portiere che fa, come si dice in gergo, il suo, non è che si propone in fase difensiva, che lo vedi fuori ad anticipare l'azione su palla lunga, fa come si dice il suo, anche perché non ha più una velocità di esecuzione, non porta un valore aggiunto. Allora guardate, però, mi dispiace, va rispettato, per vedo che vi state divertendo, ma purtroppo per voi è passata un'ora e mezza, quindi la trasmissione è già finita. E quando passa velocemente, Franco, si dice che vuol dire che le cose vanno bene, perché uno non si annoia. Io, prima di salutare il pubblico, ringrazio Franco, spero di rivederti sicuramente l'anno prossimo, sì. E aspettiamo notizie di queste belle manifestazioni che state facendo a Sulmona. Grazie. Grazie al Calcio Totale. Grazie a Luca Pacchiarotti. Ovviamente, ci vediamo prima della fine della stagione. Tornerò. Vieni e facciamo un bilancio anche. Volentieri. Magari avrà giocato anche Fiorillo e potremo commentare a ragion veduta. E salutaci anche la mamma, amante degli studi classici. Senti, è il pronostico, Giancarlo, stasera? Non te lo chiedo perché tanto tu non lo fai mai. Volevi farlo questa settimana? Lo farei quasi quasi. E fallo questo pronostico. 1-1. 1-1. Giancarlo, ecco, la lontananza di Giovanni Tondonati forse gli fa bene. Pronostico di Giancarlo Febbo, Pescara-Milan 1-1. A me non resta altro davvero che ringraziarvi e augurarvi, come sempre, come tutte le settimane, buona settimana e buon calcio a tutti.